Benvenuti a tutti ragazzi da Dave Marshall. Ciao. Continuiamo la nostra avventura. Tomb Raider Definitive Edition, secondo episodio, vai! Ripartiamo da dove siamo rimasti. Dove siamo rimasti? Con il nostro caro Whitman fuori dal tempio. Fuori dal tempo, no? Fuori dal tempio. Eccoci. Ora vediamo esattamente. Non eravamo ancora con Rot, vero? No, ancora no. Forse siamo riusciti a risolvere i problemi di... Dobbiamo raggiungere Whitman per trovare Rot, mi pare. Sì. Ok. Eccoci qua. Sì, siamo ancora con il nostro amico. Un amico, insomma. Eccoci qua. Vediamo che ci dice. Ciao Whitman, come stai? Da tanto che ci vediamo. Hai preso altri dottorati nel frattempo? Sì, può essere. Come Giovanta che ne ha due, tre. Allora, dobbiamo aprire la porta con... Ci vuole qualcosa di più... No, abbiamo, mi sembra che l'altra volta avevamo potenziato la piccozza, quindi dovresti riuscire ad aprire quell'armatura. Perfetto. Andiamo. Forza Titanic. Vale. Siamo riusciti a risolvere i problemi tecnici dell'altra volta, quindi non dovreste sentire più l'audio disturbato, perché abbiamo abbassato leggermente il volume. Considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Imiko, adesso inizia a parlare come Sam Whitman. Beh, è fuori dubbio che detenesse un grande potere. Sciamanico, per alcuni. Elementare. Tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria. Non scarterei alcune ipotesi, per quanto irrazionale. Gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mia madre. Ci aspettano scoperte eccezionali. Se riusciremo a raccontarle. Se lo dici tu. Intanto dobbiamo salvare la situazione. Qua siamo ancora feriti, come potete vedere. Siamo ancora feriti. Sulla parte sinistra del bacino. Incredibile. Una chiazza di pomodoro. Imiko. Ma guarda, la ciotola, le candele. Perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto. È come trovare Atlantide. Con la sola differenza che è reale, non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Venite, presto, i vostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro. Non c'è da fidarsi. Barbossa, Barbossa, doppietto di Barbossa, attenzione. Sei ancora armato? Non voglio guai. No. Vi seguiremo, ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci. No. Ci penso io. No. No, no, stanno preso. No. Lasciatemi. Hanno accalappiata. Vai con loro, Lara. E fai come dicono. È facile dirlo. Chi è questo? Dai, miei pistolieri. Parla un dialetto incomprensibile. Basla. Basla. Gli ha detto come va. Chi siete? Boh. Chica! Lara! Attenzione, aia. Lasciateli stare, vi prego. Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Если сегодня девятки, напоминаешь мою сестру. Где? Капа, капа, Лара! Окружите, окружите! А я, ты сам, все сенти. Только попробуй. Allora, vedete, uno è stato ucciso e gli altri due sono scappati. E stanno andando a cercarlo. Allora, qua dobbiamo... Loro pensano di averci... stordito, ma lei si è rialzata. Lei si è rialzata. Ok, si parte ragazzi, si continua a giocare. Come intuirete, questo Tomb Raider rispetto a quelli più antichi, diciamo quelli precedenti, è molto più stealth. Cioè ci sono enigmi, ma è molto stealth. Bisogna cercare di nascondersi. Io non sono bravissimo a nascondere, vediamo come me la faccio. Infatti, vediamo se Lara sa giocare a nascondere. Con le gambe, con le mani legate, no? È molto stealth, guarda. Sì. No, un comando vocale. Ah sì, ogni tanto scusate, ci sono. C'è questo problema che non sappiamo come risolvere. Ogni tanto parte la mappa. Ok, siamo qua. Vediamo se riusciamo. Prima di infilarti in quel perfetto laggiù. Riusciamo... Ah beh, non ci avevo pensato a fare la capriola. Buona idea. Devo entrare qua, giusto? Sì. Ok. Qua sono al sicuro. Sì. Attenzione, sono in tanti, stanno sparando
Hai cinghiali, non so se in qualche modo si può salire, no? No, qua no. Poi con le mani dietro la schiena non fanno effetti. Dobbiamo salire di qua, presumo. Attenzione. Andiamo piano. A qua sulla... Dove dobbiamo andare? Ah, nel buco, sì. Attenzione che ci beccano. Eccola! No, oh, no, stanno peccando, stanno peccando, stanno peccando. Direi che è morta. Allora, ricordiamo che stiamo giocando in modalità difficile, quindi non ci dite fate schifo, siete scarsi, perché comunque è la prima volta che giochiamo a questo gioco. Piano piano stiamo cercando di capire le meccaniche. Intanto devo capire, devo andare là sopra per forza. Sì, no? Dove eravamo prima? Devo cercare di capire le meccaniche. Allora, questo intanto lo supero e mi metto qua. Adesso devo stare attento perché questi mi vedono. Ti ha visto quello col cappuccio di prima? Ecco, là è diventata una pianta. Allora, vediamo dove devo andare. Io penso in alto a destra, c'era quel buco. Ecco, ora puoi andare. Ora penso che puoi andare. No, ecco, c'è tizio, là dentro. C'è tizio, non c'è penso tizio. Che ti veda. Attenzione, è girato adesso. Io mi metto nelle piante, sempre sì. Stato. Speriamo che non ci veda. Oh, sta per guardare. Attenzione. Questo non se ne va. Questo è un punto. Ecco, si è girato. Vai. Ma che non ci vede? Non ci ha visto. Bene. Ah, ok. Guarda se quello che chi è? Non ci vedrà? Guarda questo, Vucinic, qua come si chiama? Famiglia Vucinic, questo qui. Non ci vedrà o ci vedrà? Boh, Vucinic, vediamo se ha la vista buona. Ecco, ci ha visto, sì. Ci ha visto Vucinic. Allora, il gioco è realistico, ma tranquilli, non è che se parliamo ci vede, questo è realistico, ma... Sì, ma no, non è in 3D. Anche perché noi siamo uomini, lei è una donna. Attenzione! Dai. Ah, beh, corvo. No, niente, ancora Vicini ci insiste. Vuole divertirsi. Mike Tyson! La bottola! Bettola, sparagli! No, dovevi girare il coso. Vabbè, no, non fa niente. Era bloccato il mirino, non forse con l'altra levetta, vabbè, non fa niente. Il mirino solito non andava. Non lo so perché. La bettola! Attenzione! Stiamo combattendo! Vabbè, ok. È morto Lucio. Era l'altro, probabilmente era l'altro. Era l'altro, sì. Mamma mia. Guardate quanto sangue, ragazzi. Spettacolare. Guardate. Però dovrebbe scappare perché anche se. È perché lo sparo si sente, voglio andarsene. Oddio. Vabbè, a me il sangue non è il tuo. Allora abbiamo una pistola a scarica senza colpi. Quindi ovviamente siamo disarmati. No, abbiamo l'arco, mi pare. Abbiamo ancora l'arco. Contatto. Bella la musica. Ok, proseguiamo. Pistola d'ordinanza, nuova attrezzatura. Però è scarica, vedi, non abbiamo colpi. Usa i comandi vocali per cambiare arma. Ah, attenzione. Non c'è arco o pistola per equipaggiare una di queste armi. Beh, ma noi ormai. Ormai usiamo. Sì, insomma. Perché se no per parlare ci servirà. Se no ogni volta ci dà. Beh, possiamo provare, vediamo come. Vedi, ogni tanto parte, questo ogni tanto è il mio parte problema, la stiamo usando i microfoni. Vabbè dai, non fa niente. Così i nostri cari amici telespettatori si rilassano qualche secondo. Ovviamente ragazzi vi ricordiamo di lasciare un like, iscrivervi al canale, poi metteremo anche nel link del video il canale di Dave, così vi iscrivete anche al suo, questo è il mio. Attenzione. Ecco. Sono stati colpiti. Qui c'è qualcun altro! Che posso fare? Dovrebbe esserci. Cosa c'è? Ah, il caricatore della pistola, perfetto. Vai. Subito fuori. Perfetto. Puoi sfuggirci. E ancora facciamo una strage. Vai. Occhio. Bello, quello sta scappando. Ah, si è nascosto là dietro. C'è il fuoco. Ah, c'è il fuoco. Ok. E non andare lì, è stupido, io non volevo andare. Occhio. Dov'è? Ah, buono. L'hai preso senza sapere dove fosse. No, okay. L'avevo visto che era lì. Ma non andava... si muovono veloci questi. Sì, adesso sono ovviamente l'intelligenza artificiale è più intelligente dell'altra volta. Pizzozza. Quindi stavo dicendo, lasciate un like al video, seguiteci su Instagram e su Facebook. Morirai, cazzo di strada!
carbonizzato. Ecco un pirata finalmente, quello era Barbossa. Era Barbossa. Mi avete riconosciuto la voce? Sì, il doppiatore di Barbossa. Grande scelta direi. Certo, c'è anche il doppiatore di Junior, l'altra volta l'abbiamo beccato, vediamo se lo becchiamo di nuovo. Ha un'aura potentissima. Beh, Lara ha un'aura molto. Un'aura potentissima. Allora andiamo avanti, lì c'è una cassa, alla tua sinistra con le frecce pure. Facciamo il pieno. Usa l'arco per uccidere effettivamente. Ecco, là sopra c'è un tizio, fatti vedere. Eccolo lì. Ah, che non ci vede. No, abbiamo mancato. Per fortuna non si è accorto di niente. Non si è accorto di niente, però. Dove è finito? Ah, è stato lui. No. Ancora vivo? Ah, no, è morto, è morto. La terza è la volta proprio. Non l'avevo beccato, le prime due proprio. C'era una cassa dietro, non l'avevo beccato. Eccolo lì. La terza è quella buona, eh. Mi raccomando. Aspetta, ho sentito qualcosa. Che succede? No, niente. Niente, niente. Dobbiamo depredare il. Quello lì. Allora, vediamo un po'. Sembra il 15 agosto. Il 15 agosto sembra. In realtà è già passato. Però qua continuano a fare falò. Non lo fate perché... ovviamente. Non fate falò perché non si può fare. È legale. Attenzione. È morto. Attenzione. Che succede? C'è qualcuno che arriva dall'alto, dalla scala. Che succede laggiù? Eccolo, sta scendendo. Prendilo, prendilo, al volo. No, si è salvato. Aia. Attenzione. Ti sei fatto male. Sì. Aia. Oh, no. Bravo di me. Attenzione, oh. Aia. E sono tre. Alla terza, alla quarta ti uccide, riparati. Oh. Abbiamo finito la freccia. Ah, visto. Ah, meno male. Male. Mamma mia, stavamo morendo. Qua avevo finito anche le frecce. Io pensavo fosse morto a un certo punto, pensavo. Invece no. Poi in realtà meglio mettersi al sicuro qua, ragazzi. No, quanti ne sono? No, tre, basta, sono finiti, mi sa. Non lo sappiamo. Io non ne vedo più. Ok. Se un qualche altro coraggioso vuole scendere. Questo qua a momenti. Ci stava però. Era un arciere migliore di me, però. Sì. Ma c'è da depredare il cadavere. Quello lì. Abbiamo preso tutto. Io sento rumori. No, forse la soundtrack. Proviamo a salire da qua. Ah, andiamo. Lara, mi senti? Sì. Però. Vedo del fumo che si alza dalle rovine. Stai bene? Sono nei guai. Ammazzano la gente. Cosa? Chi? Uomo. Tutta la vita. Non so perché. Ne ho uccisi alcuni. Non ho avuto scelta. Non deve essere stato facile. Eh no. Invece non sai quanto. Ammazzano la gente. Devi avvertire gli altri, rotta. Adesso non pensare a loro. Fai il possibile per raggiungerli. Lara. Ci proverò. Ammazzano la gente, testuali parole. Attenzione, c'è una cosa nella freccia. Cos'è, un tesoro GPS? Ok. Una specie di contenitore. Chi li avrà lasciato? Cos'è? Ah. Anche noi vogliamo festeggiare il 15 di agosto. Queste non ci servono. Frecce, che prima ne avevamo bisogno. Adesso ne abbiamo 49, quindi siamo. Mi pare, no, 18 frecce, non 49. Ho detto una credita un attimo. Campamento. Allora, qua abbiamo sbloccato il viaggio rapido. Vabbè, per ora siamo qua, potremmo tornare indietro, ma non abbiamo bisogno. Potenziamoci, l'attrezzatura. Allora, io direi di partire dall'arco, no? Che è zero. No, non ci bastano ancora. Abbiamo solo 132. Dobbiamo accumulare più materiali. Però abbiamo il punto abilità. Ok. Caccia potenziamenti o sopravvivenza? Già la sopravvivenza abbiamo fatto, possiamo fare 1 e 1. Ok, 1 e 1. Allora partiamo mano ferma. L'importante è che Rondo trovi il modo di riportarci tutti a casa. Mantenere l'arco in tensione per il doppio del tempo. Questo è utile. Ottimo. È utile. Ok. Proseguiamo, 2 su 10 diari di Lara. Proseguiamo. Possiamo andare. Scocca le frecce contro i muri vicini ai nemici per distrarli. Attenzione, qua c'è qualcuno. Che è?
No, lo faccio, lo recito, scocca contro i muri, ora dovrei andare. Ma l'hai tirato nel... mi sa che non hai colpito niente. No, no, sta parlando. Secondo me ora uno lì va a controllare lì, guarda. Vedi? Sì, sì, ha sentito qualcosa. Adesso vedrai che non è vero. Vado a vedere. Andiamo a vedere. Tipico di Metal Gear, ragazzi, perché io che a Metal Gear sono un livello uguale. Che? Come ci hanno visto? Come fate a venire visto? Che è la vista bionica. Ha un'aura potentissima, come fate a vederci? Occhio! Aia, attenzione! Oh, io passo le maniere forti, scusate. Le maniere forti, aia, sono due, occhio, tre. Porco cane. Attenzione, ci stanno maciullando. Via, via, via. Ci stanno però maciullando. Però la battaglia è ritirata, non c'è modo di farlo. Andiamo ritirata. Ah, non possiamo accamparci mentre ci inseguono, peccato. Eccoli, arrivano. Allora, uno è andato. Mi pare che sono tre, forse. Questo è il secondo. Vediamo se riusciamo. Scusate, il metodo un po' codardo, ma... Aia. No, si è salvato, dov'è? È tornato indietro, è scappato. Sono un po' furbi questi. Anche noi sono scappati perché era... io non pensavo che mi vedessero. Invece... Oh, attenzione! Oh, serve più di una freccia se non gliela tiri in testa. Si nascondono! Si nascondono! C'è anche un elicottero. È andato. Oh! Guarda come scappano, ragazzi. È una cosa incredibile, perché dovete scappare? Non vi facciamo niente, abbiamo solo 5 frecce. Abbiamo poche cose. 5 frecce, dobbiamo depredare. Ecco, perfetto. Noi ne abbiamo 8. Qui mi serve aiuto! Sta chiamando la cavalleria. Aia, attenzione, ci tira le frecce infuocate. Che noi non abbiamo ancora. Niente, oh, non riusciamo a ucciderlo. Chi è? Arriva gente, mi sa che ne arrivano altri. Stanno chiamando i rinforzi. Attenzione! Ok. Ce ne sono ancora, forse. C'è ancora qualcuno? No, era l'ultimo. No, ce n'è un altro, attenzione. Occhio che adesso spunta, eccolo. Anche lui se n'è andato. Se n'è andato anche lui, fa il furbo, fanno i furbi. Poi escono all'improvviso e cercano di colpirti mentre sei distratto. Eccolo lì, bang. In mezzo agli occhi, perfetto, vediamo? Sì, forse in mezzo agli occhi. Vabbè, non si vede, ma l'importante è averlo preso. L'importante è averlo preso, ci hanno fatto sudare questi qui. Ah, un passaggio segreto, non lo conoscevo. La prima volta che... la prima volta che lo vedo. Interessante. Vediamo cosa c'è qui. Fondi magari? No, materiali, 210. Ottimo. Meglio di niente, dai. Proseguiamo. Non sento facendo... più Barbossa, non si sentono. Non si sentono, sì, perché forse li abbiamo per il momento sistemati. Però ci stanno facendo sudare, eh. Spara le lanterne di vetro per romperle. Ci hanno sentito. Beh, ovvio, sono facendo troppo casino. Beh, qua per forza dobbiamo rompere la lanterna. Attenzione. Siamo pronti, eh. Mi raccomando. Che fa? Lara si spaventa, no. L'arco compare dal nulla sulla sua schiena, però va bene. Attenzione. Uccisione tutti. Premi. Uccidi furtivamente premendo triangolo vicino. Così. Poi, quadrato. Però c'è un altro lì. C'è un altro. Possiamo fare la stessa cosa. Tanto non se ne accorge. Ok, è solo due. Che era il gemello di quello di prima. Stile proprio. Sì, okay. È stato clonato. Attenzione che adesso sento Barbossa. Attenzione, c'è qualcuno là sopra. Vediamo un po'. Allora sono uno, due, forse ce n'è un terzo. Eccolo lì, tre. Io sparerei a quello che mi sembra che mi sta per vedere questo qua, ecco. Allora uno è andato e nessuno si è accorto di niente. No, scusate, ogni tanto il terzo parte. Due. No, il terzo se n'è accorto. No, non se n'è accorto. E tre. No. A posto. Ce ne sono più? Attenzione! 4. È andato. Fine? No, c'è ancora la musica.
Cioè, allora ricordatevi ragazzi che quando c'è la musica vuol dire che c'è qualcosa. La soundtrack è fatta bene, quando c'è la musica vuol dire che qualcosa di pericoloso intorno. Ci sarà qualcuno, cani, cose. Ecco, infatti è arrivato. Ma da dove? Ma da dove? Sono in due, sono in due. Non so dove è il secondo però. Io non so neanche dove è il primo. Dove stavi puntando ne è arrivato uno. Poi si è spostato, dovrebbe essere là. Eccolo lì, vedi, sta lanciando le cose. Eccolo. Ok, a posto. Wow. Attenzione, qua va tutto a fuoco, via via via, dobbiamo andare via. Ok, andiamo a fuoco. Meno male, siamo salvati. C'è ancora la musica, quindi sarà qualcuno. Meglio andare via. Porta verso le corde adesso e per utilizzare. Bello, un bel allenamento. Don't try this at home. Ovviamente non fatelo a casa perché noi siamo professionisti, voi no? Noi lo facciamo tutti noi, i giorni. Lei è una professionista, okay. Non mi butterei nella corda nera. Noi lo facciamo tutti i giorni, voi non fate. Aspetta di chiudere presto. Torni un attimo indietro. Non puoi più tornare. No, non puoi più tornare indietro. Sara, torna indietro. Niente, non si può. Vabbè. Non si può, niente. Ho provato a convincerla, a convincere l'intelligenza artificiale con la... con la ragionevolezza, ma non funziona. Non funziona. Non possono scendere né salire, la roccia è tutta friabile. Io te l'avevo detto, aspetta a buttarti lì. La roccia è tutta friabile. Allora, con la mano destra... Ah, una buona leva, sì. Una bella tecnica. Dobbiamo provare anche noi. Belle queste qua da brutto. Ce l'abbiamo fatta. Soprattutto no. Questa. Ci siamo quasi. Però per avere 21 anni, Lara, dai. Vabbè, ragazzi, è maggiorenne, si può dire, no? Però, dico, Se ne avesse 18... Fisicamente sta bene, dico, Aspetta un attimo, però, qua. Ci sono dei colpi di pistola, chi è? Succede. Lui. Attenzione. Guardate la gamba, incredibile. La gamba tutta mangiata, si vedono le ossa. Fantastico. Mi spiace, te l'hanno congiunta proprio male. Hai avuto notizie di casa? Ehi, che cosa stai facendo? Tutti hanno preso il mio zaino. Dentro c'è la trasmittente della cellula. Senza non potremmo mai lasciare questa maledetta isola. Ho capito, ma a te servono bende, morfina, antisettici. Tutto nello zaino. Ah, hai capito. Guarda caso. Bende, morfina, antisettici, tutte e tre, guarda caso sono nello zaino, va bene. Andiamo avanti, vediamo se ce la fa. Mi sa che non ce la fa. Niente, niente. Niente, l'hanno azzoppato lui, non ce la fa. Voi del nord della vostra testa dura. Eccolo. Ragazzi, siete del nord. Vi dicono che è la testa dura. Voi del nord della vostra testa dura e la vostra gamba mangiata, aggiungerei io. Gamba mangiata dai lupi. E ora? E ora trasciniamo la salma, la cuciniamo e poi ce la mangiamo, perché è morta. Dobbiamo mangiare, quindi. No, non è morto. È morto? Niente, proprio, non è andato. Ancora è vivo. È ancora vivo il nostro caro Rot. Che si è rotto le scatole di essere aggredito dai lupi. Però un po' ne ha uccisi di lupi. Sì, ne ha uccisi un po'. Due, tre li ha uccisi, poi non ce l'ha fatta più, per fortuna siamo arrivati noi. Però siccome il lupo perde il pelo mano nel vizio, cercheranno sempre di mangiarlo. Infatti, di fronte di lui. Cosa sta facendo? Boh, non lo sei tu. Lo zaino è dentro. Quindi praticamente tutto questo avete visto su inquadratura, ragazzi. Sì, c'è un lupo, ma non si fa prendere. Quindi praticamente allora io non credo che abbiamo nuovi attrezzi in così poco tempo. Forse sì. Vediamo. Sì. No, per pochissimo. Ah no, sì, no. Posso fare. La corda robusta. Corda robusta, dai. Aumenta la cadenza di fuoco dell'arco. Ma sì, direi di improvare. Meglio improvare adesso. Sì. Scusate l'inglesizzazione, ma miglioriamo. Meglio m'abbondare con The Fisher. Siamo colti, ragazzi. Noi non dovevamo aprire un canale Tomb Raider. Per il prossimo facciamo le versioni di Seneca, ragazzi. Infatti, ragazzi. C'è un coniglio che... C'è un Buddha anche, aspetta. C'è anche un Buddha, c'è tutto. La gallina! Preferirei non uccidere la gallina ora. Tanto qua che si può fare? Mi serve del fuoco. Che è lì.
lì abbiamo del fuoco. Che pure i gatti. No, ci sono anche i gatti. Sì. Sono anche i gatti. Ecco, non so se lo sentite, però magari in post produzione ve lo facciamo sentire meglio. Ecco, accendiamo un po'. Illuminazione, sfida sbloccata. Andiamo avanti. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Una su 10 stelle. Questo comando mi sembra un po' sospetto. Possiamo usarlo per... attenzione. Una gallina! Bandera, si è perso una gallina. Ah, da qua, ok. Allora, off là. E poi ti appendiamo lì, secondo te è possibile? Ti appendiamo lì. Ci appendiamo lì. Ecco, ci appendiamo lì. Sì. Ah, eccolo lì. Questa non era... non era facile. Non era così intuitivo. Ma... ok. Attenzione. Oh, vabbè, cos'è? Un grillo. Okay. È un Beppe Grillo sta ragazza. Allora, proseguiamo, dobbiamo raggiungere la tana dei lupi. Ecco. L'hai detto. Ce li stiamo aspettando, ragazzi. Però vedi, io sta corda non riesco. Oh sì. Sì, riesce. Vediamo. Sì, sì. Okay. Era per non saltare lì, insomma. Proseguiamo. Allora faccio una specie di salto. Dai. Un altro saltino. Vuoto. Mamma mia. Allora, mia. Attenzione. Attenzione. Oh, un fulmine. State attenti ai fulmini perché non vi mettete vicino agli alberi quando c'è brutto tempo con i suoni, perché sennò restate... vi prendete la 220, anzi di più la 220. Che è la 220? La corrente. Scusate l'ignoranza. No, la 220 è stata per questo caso. I fulmini sarà mille volte di più, 10 milioni di volte, come la mossa di God Enner, per chi segue One Piece. Io non lo seguo. Allora, io sento che sento abbagliare. Io sento che dobbiamo entrare qui, qua. Ci siamo. Dobbiamo trovare questo fatidico zaino, questo lo sono fregato in lui, non si capisce per quale motivo. Allora, le persone prima di noi sono finite così, sì. Quindi attenzione a questo posto. Quindi non entrate, lasciate ogni speranza o voi che entrate. Attenzione. È passato. Sì. È passato il lupo di Bolt perché manco l'autovelox lo prende. E dove è andato? Poi è entrato qua dentro. Quel pertugio. Noi non possiamo entrare, se no spara un paio di colpi, magari lo uccidiamo. Allora. Pensa lo zaino. Eccolo lì. Eccolo. Vai! Oh. È un film dell'orrore. Prendiamo lo zaino. Abbiamo preso? Fatto. Possiamo andiamo. Non si è fatto vedere il lupo, strano. No, non si è fatto vedere. Vabbè, noi possiamo uscire tranquillamente. Ce ne possiamo andare. Sta guardando di là, ora esce da quel buco. No, è arrivato davanti. Sarà il lupo dell'isolano del primo episodio. Se non l'avete visto, guardatelo. Il lupo di Bob Marley sarà. Attenzione, grande. Torna nel tuo branco, amico. Torna nel tuo branco. Torna nel tuo branco e non mi sa che non torna. No, che cosa? No, mi piace, dobbiamo uscire anche lui. Oh, non ci provare a collare, Che è un cavallo, non è un lupo. Guardate quanto è grosso. Guarda qua. È un cavallo, non è un... possiamo anche depredare il... poveri lupi. Ovviamente non fate la casa, i lupi sono bravi animali. Se non vi assalgono, lasciateli stare. Anche perché non riuscite ad ammazzare un lupo, non è una cosa che fanno tutti, Ma mi sa che dobbiamo sbagliare direzione. C'è un cervo morto. Questo è il cibo della cena del lupo. Infatti, giustamente, è casa sua. Ma non ha il frigo, poverino. Non c'è il frigo. Ora non c'è manco, muore lì, è rimasto lì, non manco lo possiamo seppellire, lasciamolo lì. Poveri lupi, questi animali. Troppo qua la vita è dura. Il gioco ci obbliga a uccidere gli animali, noi non vorremmo, però siamo obbligati a uccidere gli animali. Dove dobbiamo andare? Da tornare da Rot? Sì, con lo zaino. Con lo zaino, perfetto. Torniamo da Rot con lo zaino. Cos'è? Una di queste fuoco. Cose in sala muoia, però non abbiamo il fuoco. Vabbè, magari la prendiamo dopo. Allora, faccio un palo. Possiamo legare da qualche parte? Con cosa? Con l'arco. Non abbiamo l'arco con quel sistema lì strano. Attenzione. Vabbè, se no non c'è bisogno, passiamo di qua, dai. Okay. Facciamo ginnastica. La musica è spettacolare, ragazzi.
Attenzione. Sì, che cos'è? C'è una cosa che lampeggia. Vabbè, niente, fa niente. Sarà ancora vivo il nostro caro Rock. Vediamo se è ancora vivo. Sì. Bene. Ora ti rimetto in sesto. E rimettiamolo in sesto. Il tempo passa. E non smette di piovere. Piove sempre qua. Alla faccia di non può piovere per sempre. Ah, è rimesso, tipo Undertaker si è alzato. Come ti senti? Sazio, amici. Offri del vodka, qualcosa, no? Niente male. Dove hai imparato a fare queste cose, piccolo? A casa. Turno serale a Nine Bells. Le risse da bar sono ben peggiori dei lupi. L'hai trovata? Bel lavoro. Grazie. Quindi, a questo punto dovremmo portarla in cima all'antenna. È il solo modo per trasmettere un segnale forte in ogni direzione. Ammetto che dobbiamo andare noi. Ascolta. Ma perché allungano tutte le mani? Chissà perché il gioco... Queste canzoni non possono mica a me. Già, temevo proprio che l'avresti. Puoi farcela, Lara. Sì. Dopotutto, sei una Croft. Non una Forse Croft. Non quel tipo di Croft. Invece sì. Una Solo piccozza. Ancora non lo sai. Una piccozza nuova. Ci ha fatto un regalo. Mica è Natale. Allora spero di scoprirlo presto. Ancora. Stai molto attenta, Lara. Prima vista uno direbbe, ma cosa ci posso fare io con sta roba? Dice, cos'è? Sembra un... Vado ad ammazzare lupi con questo? No, è invece una piccozza. Allora, dobbiamo portare questa radio su un'antenna, che è sicuramente molto in alto. È molto in alto. Ah, ti illumina le varie, i vari punti, ho capito, sì. Va bene. Dobbiamo arrivare lassù, come potete vedere. Scalare con la piccozza. Perché qua che meraviglia. Pareti. Non volevo fare altro. Questo è un tipo di pareti. Ok. Salire sui muri così, guarda che figata. Bella, guarda. Cosa vuoi di più da un videogame? Un Lucano. Guardate che roba, ragazzi. Mancano quattro dita. Andiamo verso nord. Verso l'infinito e oltre. Ma sembra la carcassa dell'aereo della prima puntata, invece è un'altra. Cioè, è pieno di carcasse di aerei in questo ciclo. Tutti i marine che hanno provato. Tutti vogliono andare a Yamatai. Sì, ci andremo anche noi. Ora prossime vacanze Yamatai. Ora vado a fare i biglietti. Che vuole fare? Perché? Vuole andare a sinistra. Vorrebbe saltare lei. Ma mi sa che dobbiamo andare a sinistra. Vediamo, sì. Vabbè, non c'è bisogno di saltare. No, non comprendo. Andare, non di là, dobbiamo andare di là. Ora, ok. Lancia ora mi posso. Ora sì, ora è chiaro. Ehi, attenzione. Già fai. Ora sì. Ora è chiaro. Esplora le tombe, scoprire ricompense segrete. Vabbè. Però noi siccome abbiamo paura delle tombe. Lo faremo magari più avanti, ma per questa magari. Prima missione evitiamo le tombe opzionali, ok? Evitiamo le tombe opzionali. Anche perché sono opzionali. Quindi. Per ora facciamo. Proseguiamo. Per ora proseguiamo. Comunque chi avesse fatto il gioco le può fare. Le può fare. Poi magari se ci sono cose le facciamo in una seconda. Certo. Ovviamente. Dove siamo? Non si vede niente. Sembra la tana del lupo di prima. Sembra però. Non vorrei trovare altri ospiti indesiderati. Ah, non è la tana del lupo di prima, siamo rientrati nello stesso posto. Quindi ho sbagliato io. Scusate. Okay. Scusa, qua non bisogna. Cioè siamo si può andare, ma in realtà. Siamo entrati. Ci mancava il lupo, volevo salutarlo prima di andare. Ma non c'è più il cadavere. Ciao lupo, l'hanno portato via. L'ha portato via. Qualche altro lupo se ne ha approfittato. Abbiamo sbagliato. Eravamo affezionati qua. Siamo affezionati al lupo. Però dove si va da qua? L. Perché non ho fatto L1? Qua ho sbagliato. Quando uno non sa dove andare, deve fare L1. Dovevamo salire ancora.
Ecco perché, ecco, non l'avevo visto. Abbiamo fatto la cosa sbagliata. Oh, attenzione. Allora, dovevamo salire, come degli scemi siamo rientrati dove eravamo prima. E invece dobbiamo salire. Allora, qua. Da qui io non vedo lì una piccozza. Forse da lì? Sicuramente, non vedo altre strade. Non vedo altri modi. Per forza. Proviamo, anche se la vedo dura, eh. Proviamo. Proviamo, mi sta piano. Ah, ce la fa. Ah, voglio. Forza, piano piano. C'è qualcuno? Sì. Niente. No, qui non c'è nessuno. Sei sicuro? Non ti sembrano le famose. Devi andare a vedere. Che è successo? Oh. Ci hanno visto! Attenzione! Ci hanno lanciato qualcosa! Dov'è? Bello che hanno condiviso! Ce n'è ancora? No. Erano in tre, sono sempre in tre, non lo so perché. Nina ha vinto la Santa Maria, sono sempre in tre. Beh, anche tu qua, la gallina non manca mai. La iattina di Banderas! Se c'era qualcosa. È tornata la iattina. Che siano coordinate. Qualcuno voleva che venissero trovato. Ma chi? Vabbè, lo scopriremo più avanti. Lo scopriremo, delle cose. Ci sono troppe galline in giro. Bandera sono anche quel. Il coso. Sarà Rosita. C'è Rosita. È scappata Rosita dal coso. Non so da dire. Vabbè, magari questo. Sono cose opzionali, noi vogliamo conseguire. C'era un corvo? Però da qua? Penso sempre di là, dobbiamo andare verso lei, che è di là, presumo da quella parte. Occhio. Niente, ci siamo fatti il bagno, comunque. Ah, c'è ancora Rosita, ciao Rosita. Allora, bisogna solo capire bene qual è la strada, allora. Sicuramente di qua. Sicuramente. Poi. Forse invece che fare come ho fatto io, facciamo quel di. Volevamo fare così, arrivavo già qua. Okay. Poi non so perché mi ha messo quel robo di bordo. Vabbè, comunque non ci interessa. Lì vedo una piccosta. Dobbiamo andare di qua. Un'altra cosa in salamoia, possiamo già tirarlo giù, visto che abbiamo il fuoco. Ci dai i materiali. Ecco qua. Non ci sono soldi dentro, purtroppo. Però materiali va bene. Materiali possono servire. Oh, eccoci. Ma è facile, basta salire. Ah, bello questo salto. Ok. Adesso c'è un ponte, quindi dobbiamo proseguire di qua. Cos'è? No, questa non si incendia. No, proseguire. Attenzione che si spacca tutto. Via, 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 salto! Ce la faremo? Sì. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Che sta. Lara, ti senti? Qualcuno ha parlato? Reyes. Ah, Reyes. Avete trovato se non è l'ex centravanti dell'altro. Bene. Io proverò a trasmettere un SOS da una vecchia antenna radio. Consigli? Devi trovare il terminale di comunicazione. Cerca un mucchio di vecchi pannelli scassati. Ok. Vi avviso appena mi trovo. Ma sì, proviamolo, dai. Ma sì, dai. Sembra divertente. Ma sì. C'è solo la base. Oh, attenzione, che ci hanno beccato. Manco il tempo di fare un metro. Oh, attenzione. Ci stanno attaccando. Sono in 3, in 5, in 10. Okay. Aia, via, via, via. Qua ci vuole la pistola, mi sa. Che sennò sì. Qua non riusciamo. Attento. Oi. Sbattene. Oh, non muore, eh. Occhio a quelli che. Oh, attenzione! Stanno un pochino rompendo le scatole questi. Vale, due, c'è un terzo là dietro. Aia. Questo è il più fastidioso. Sì, vai. Ah, cavoli. Boh, questo non si ferma un attimo questo. Sono diventati più intelligenti, eh? Sì. Guarda il fondo. Attento! Niente, ci sta macellando. Sta finendo anche le frecce. Sta finendo le frecce. No, ce ne sono altre. Eccolo che arriva. Mi ha preso per un pelo. Oh, finalmente. Mamma mia, ragazzi. Qua si fa. Però ho sbagliato io quando l'ho preso subito. Questa guerra è più pericolosa. Sì. Allora, possiamo proseguire.
facciamo cosa. All right. Ok, non niente. Allora, se c'è qui, permesso. Attenti per le inquadrature, come sempre. Ho una propria sensazione. Eccoci qua. Siamo arrivati al nostro accampamento. Eccoci qua. Lei è sempre scollata. Videocamera. Videocamera. C'è un altro filmato. Vediamo. Ogni accampamento si guarda un film. Raios, ti dico che è un vasto meccanico, non elettrico. Ora, Alex. Niente, non fu un'ansia. No, forse è proprio un guasto elettrico. Dici? No, oh, ciao. Ehi, chi è la pollastra? Oh, carina, eh? E come? È Alicia. Alicia? Mia figlia. Oh. Che gaffa, ragazzi. Chi è la pollastra? Mia figlia. Pervertito. Non badare a lui. Già. Devo pensare al guasto. Ecco. Bella figura che hai fatto. Meglio che esca veramente. Che esci dalla nave tra un po'. Che esca dal gioco. Ero a largo per una battuta di pesca notturna. Green, è ora di chiudere i boccaporti. Ok, arrivo. Stavo pescando. Sì. E a un certo punto vedo spuntare qualcosa dall'acqua. Io sì. Gli do una bella testata, così. Ah, 9 volte su 10 risolve tutto. Ah sì, buono. Ci ho messo una settimana a riprendermi. Da allora non bevo un goccio. Ci vediamo a cena. Allora, come fermare, diciamo, le balene? No, prendete le attestate, non usate le fiocine. Attenzione, storia d'amore 3-2. Che succede? L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Cominciamo a girare? Cos'è? Grazie. Dottor James Whitman, scena 15, Chuck 3. Azione. Adesso afferralo bene e taglia lungo il ventre, così. Vai. No, devi... Taglia! 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 Tornerà indietro. Vado a vedere. Non fa tagliare manco un pesce, c'ha 2 dottorati quest'uomo, è una cosa incredibile. Le cose le esamino, non le tagliuzzo. Lo so che è un pesce. Vai. Al diavolo questa maledetta TV, al diavolo. Ho studiato per divulgare cultura, Sam, non per fare il cuoco. Senza offesa, John. Il pubblico vuole spettacolo, Jay. Se lo sai, ci tocca farlo finché non troveremo quel regno per tutti. Tienilo da sopra, ok? Vai. Dai, in montaggio ti faremo sembrare Gordon Ramsay. Chi è Gordon Ramsay? Uno chef. Dottor James Whitman, scena 15, Chuck 4, azione! Ora afferralo bene e taglia lungo il ventre. Dai. A forza di studiarle ho le mappe stampate in testa. Ma se nel triangolo del drago non troveremo Yamatai... Ti ricordo quando trovasti quella mappa nello scavo di tuo padre. Venisti a mostrarmela con quel pigiama con i pinguini. Avevo 5 anni, la mia prima scoperta. Grande istinto, piccola. Devi solo fidarti. Mio padre me lo diceva sempre. Non per niente era un uomo istintivo. Nel bene o nel male. Sarebbe stato orgoglioso di te, Lara. Dice? Ci avviciniamo alla tempesta. Non so cosa ci aspetta. È sempre la mia vita. Sempre caldo. Già, come sei divertito con Reyes, divertiamoci pure con lei, no? Strano che non ci provi anche con la cinesina. Farebbe completezza. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine del secondo episodio. Vi ringraziamo. Spero vi sia piaciuto. Ci scusiamo per il gameplay a volte non perfetto. Stiamo provando anche noi questo gioco. Però ci sta piacendo, ovviamente, ne avevamo sentito parlare. Finora le aspettative, secondo me... Sì. Comunque nei commenti poi lasciatevi se fate schifo voi, il gioco è bello, oppure il contrario, il gioco è orribile, ma meno male che siete voi. Lasciateci un commento, fateci sapere cosa ne pensate. Comunque a noi sta piacendo, siamo d'accordo che il gioco finora...
È una bella trama, vediamo. Vi lasciamo con questa bella immagine di Lara che si siede, ecco qua. Quindi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, proseguiremo quindi. Ci vediamo al prossimo video, al video numero 3. Grazie a tutti, un saluto da David Marshall. Ciao a tutti, ciao.